Sapone e Pescara si sfidano nel derby abruzzese per andare poi a giocarsi la finale contro l'Asti. Buonasera da Fabrizio Tumbarello e Massimo Ronconi. E benvenuti, anzi bentornati al Pala San Quirico di Asti per la seconda semifinale di queste Final Four di Winter Cup. Nella prima semifinale l'Asti ha vinto 5-3 contro il Caos e dunque è approdato in finale. Asti che detiene il trofeo conquistato lo scorso anno a Bassano del Grappa. Pescara che ha iniziato questo 2015 con due sconfitte contro, in campionato contro il Caos e a Napoli. L'Acque Sapone che invece ha pareggiato in Sardegna contro il Sesto, poi ha riposato alla seconda giornata di campionato. Ora si affrontano in questo derby e Massimo che negli ultimi quattro anni è sempre arriso all'Acque Sapone e Pescara che non lo vince dal gennaio del 2011. Nelle ultime 10 sfide, 6 vittorie dell'Acque Sapone e 4 pareggi. Prima erano tutti pareggi, comunque c'è da dire che Pescara le ultime due partite aveva tantissime assenze, oggi ritrova tutti i suoi effettivi e sarà una partita dura anche per l'Acque Sapone, che non sta facendo molto bene il campionato, però nel momento in cui gioca partite da dentro o fuori, tira fuori il meglio di sé la squadra di Bellarte e questo potrebbe succedere anche questa sera. Scelte difficili perché insomma sono rose ampie, sono due squadre che sono tra le favorite per vincere il titolo. Partita come sempre complicata, come sono tutti i derby, sempre partita con molta grinta da parte delle due squadre. Sicuramente assisteremo a un grande spettacolo, forse credo che sia la prima volta che si gioca il derby abruzzese in campo neutro, lo staremo un po' a vedere. E poi tra l'altro due diversi modi di intendere il calcio a 5, quello offensivo e spregiudicato di Bellarte e quello un po' più pragmatico da parte di Colini, che sicuramente predilige la fase difensiva, una fase difensiva a uomo a tutto campo. Squadre che ancora non hanno fatto il loro ingresso in campo, allora noi ne approfittiamo per mandare in onda le interviste che abbiamo realizzato poco fa con i due tecnici. Fulvio Colini, avete iniziato il 2015 con due sconfitte, ora vi giocate subito questa partita dentro o fuori il derby con l'Acque Sapone, che in campionato avete anche perso. Sì, il campionato è un'altra cosa, abbiamo perso in casa loro una partita che abbiamo giocato abbastanza bene, oggi è derby, è vero, è una problematica in più rispetto a quella che già abbiamo, cioè di disputare una semifinale secca di un titolo che, come abbiamo visto già nella gara 1, porta sempre emozioni forti e tensioni abbastanza sopra le righe. Dovremo cercare di mantenere invece la calma, di essere compatti sia mentalmente che fisicamente e tatticamente. Massimiliano Bellarte, dopo la vittoria della Coppa Italia, della Supercoppa, un altro trofeo da poter mettere in bacheca, c'è però da affrontare questa semifinale con il Pescara e poi eventualmente sfidare l'Asti, il padrone di casa. Sì, già aver raggiunto una continuità nel raggiungere tutti gli appuntamenti finali delle competizioni fa sì che comunque il mio animo resti soddisfatto, perché comunque questa è una priorità della società. Poi che si riesca a raggiungere una finale, un'altra finale sarebbe con soluzione di continuità, perché comunque le abbiamo raggiunte tutte l'anno scorso e vincerne un'altra, questa è una un'impresa, perché comunque le squadre da affrontare sono forti, c'è il Pescara oggi e ci sarebbe l'Asti domani, quindi in realtà sono tutte formazioni e roster attrezzatissime per vincere i trofei. Noi lo siamo altrettanto, però la competizione dice che magari uno deve soccombere, quindi speriamo di non essere noi. E dunque questo era Massimiliano Bellarte, l'Acque Sapone alla terza partita in questa edizione di Winter Cup. Nella prima fase ha battuto per 6-2 al Palaroma
il Sestu il 20 dicembre, poi il 28 dicembre il successo al Pala James contro la Lazio per 6-4, dunque 12 gol realizzati in due partite per l'Acqua e Sapone. Quest'ultima gara Lazio e Sapone l'abbiamo trasmessa in diretta su Rai Sport 2, ultima gara del 2014. Il Pescara invece è entrato in scena direttamente nella seconda fase, cioè nei quarti di finale, e ha battuto per 3-2 il Fabrizio Corigliano al Pala Rigopiano. Pescara che aveva chiuso il girone d'andata al secondo posto in virtù del piazzamento tra le prime quattro, appunto è approdata direttamente nei quarti di finale giocando la gara secca in casa e vincendola contro il Corigliano. Poi sono bastate due sconfitte nelle prime due giornate di ritorno al Pescara per scivolare in classifica dal secondo al quinto posto, staccato oltretutto di 4 punti dalla coppia delle terze composta da Luparense e Real Rieti. Come avete visto le squadre sono entrate da poco in campo agli ordini del direttore di gara, che è Andrea Sabatini di Bologna, secondo arbitro Filippo Ragalà, anche lui della sezione di Bologna, terzo arbitro Nicola Zanna di Ferrara, il cronometrista è Natale Mazzone di Imola. Ecco le due squadre, andiamo a vedere i quintetti. Pescara che parte con Capozzo in porta, Caputo in difesa, Nicologi e Canal esterni e Rogerio Pivot. Nel Pescara squalificato Salas, espulso domenica scorsa a Napoli, sconta la sua squalifica qui in Winter Cup, fuori per scelta tecnica Pessé, che ha esordito, ha debuttato proprio a Napoli con la maglia del Pescara. L'Acqua e Sapone risponde con Mammarella in porta, poi Murilo Ferreira dietro, Puzzolino e Coco Schmidt esterni e Borruto davanti. Squalificato De Oliveira, anche lui espulso in campionato alla prima giornata, poi non ha potuto scontare la squalifica in campionato perché la seconda giornata l'Acqua e Sapone ha riposato da calendario e dunque la sconta è oggi De Oliveira, che peraltro è il capocannoniere della prima edizione, della scorsa edizione di Winter Cup con la maglia dell'Asti, Asti che ha vinto come sapete la competizione. Indisponibile Leitao nell'Acqua e Sapone, è fuori per scelta tecnica Cavinato. Dunque chi vince questo derby abruzzese va a sfidare l'Asti, che potrà difendere il titolo domani alle 17 in diretta su Rai Sport 2, il titolo conquistato lo scorso anno a Bassano del Grappa. Il calcio d'avvio verrà battuto dall'Acqua e Sapone, che in questo primo tempo attaccherà da destra a sinistra dei vostri teleschermi. Massimo. Ma partita veramente divertente, perché due modi di interpretare completamente diversi. Acqua e Sapone che giocherà col 4-0 sicuramente, cercando di far muovere la difesa del Pescara, invece Colini che andrà a aggredire soprattutto e conterà poi sulle fiammate del Canale, che penso che sia forse il giocatore più in forma del campionato, e su un Rogelio che magari ultimamente non ha segnato tanto, anzi ha sbagliato tanto, però a sua discolpa c'è il fatto che sta giocando dei minutaggi altissimi, perché lui non ha altri pivot, Colini non ha altri pivot, deve adattare delle volte leggero. Gara che è iniziata da 10 secondi con il calcio d'avvio, come detto, battuto dall'Acqua e Sapone, che ora va in avanti con Borruto, subito messo giù da Nicologi. C'è il primo fallo del match, arriva dopo appena 16 secondi e lo commette Nicologi per il Pescara. Dunque calcio di punizione in favore dell'Acqua e Sapone. Grande accelerazione qui da parte di Borruto, Nicologi che per niente, non è per niente lento, che invece l'ha perduto, poi l'ha dovuto spintonare. Primo fallo dopo appena 16 secondi. Ecco, questo potrebbe essere anche un fattore importante dato il nervosismo che c'è, la rivalità tra le due squadre. La conclusione di Cuzzolino che termina sul fondo, rimessa per Capuozzo che è stato espulso nel derby di campionato al Pala Roma. Qui il colpo di tacco, il gran gol di Rogerio dopo 22 secondi in fila, in mezzo alle gambe Mammarella, e regala il vantaggio al Pescara. Splendido, splendido il gol di Rogerio, palla troppo facile che ha attraversato completamente il campo centralmente. Rogerio è un giocatore che sa coprire benissimo la palla, ha approfittato, guarda, gran palla qui, ma la difesa troppo aperta, e qui Murillo Ferreira lascia spazio, e grandissima giocata di tacco di Rogerio, che invece l'avevamo un po' criticato sul fatto che stava mancando tante occasioni, invece mette a segno un gol importantissimo. Rogerio comunque autore di un gol e di un assist al Palacercola nella gara di domenica, che poi il Pescara ha perso 5-3 con il Napoli.
Pescara ora in avanti con Canale per Caputo, Rogerio lotta con Murillo Ferrera che stavolta vince il duello, poi il tiro di Caputo con la deviazione di Murillo Ferreira in fallo laterale. In campionato, come abbiamo detto, come abbiamo sentito anche nell'intervista pregara con Fulvio Colini, in campionato l'Acque Sapone ha vinto il derby al Palaroma 3-1 il 22 novembre, ottava giornata, gol di Cuzzolino, Leitao e Cavinato per l'Acque Sapone, momentaneo pareggio di Rescia per il Pescara. Come detto, fu espulso Toni Capuozzo, espulsione insomma tra l'altro che ha scatenato molte polemiche. E come abbiamo già detto, negli ultimi 10 derby abruzzesi 6 vittorie dell'Acque Sapone e 4 pareggi, dunque il Pescara che non vince da 4 anni esatti, e per l'esattezza non vince il derby dal 22 gennaio del 2011. E io diffido sempre dei grandi numeri, e tanto che non vince il derby, una squadra forte come il Pescara potrebbe essere la sua giornata proprio oggi in Winter Cup. Certamente è partita bene la squadra di Colini, deve venire fuori, deve trovare il borruto fantastico di questo inizio campionato l'Acque Sapone se vuole rimettere in piedi questa partita. Rimessa laterale in zona d'attacco per l'Acque Sapone, colpita a freddo dopo appena 22 secondi dal gol di Rogerio. Anche la prima semifinale si è sbloccata subito al primo minuto, addirittura dopo appena 14 secondi con il gol, dopo 11 secondi con il gol di De Luca, che poi è stato espulso nella semifinale tra Asti e Caos, che abbiamo trasmesso in diretta con il fischio d'avvio alle 17.05. Qui il pallone che sfila in fallo laterale, rimessa per l'Acque Sapone affidata a Coco Schmidt quando siamo giunti al secondo minuto di gioco. Adesso, chiaramente l'Acque Sapone adesso cercherà. Qui intanto un po' di scintille tra Nicologi e Borruto. Cominciato il derby. E c'è subito il cartellino giallo. Ed è per Nicologi una trattenuta su Borruto. Il gioco era fermo, dunque non c'è il secondo fallo per il Pescara. Oltretutto il primo era stato fischiato proprio a Nicologi su Borruto nei primissimi secondi per fermare un'accelerazione di Borruto. Espulso, ammonito dunque Nicologi al secondo minuto di gioco. Stavamo dicendo 3 espulsi invece nella prima semifinale, De Luca da una parte nell'Asti, Alimi e poi Tuli per doppia ammonizione nel Caos. Cuzzolino sbaglia il passaggio per Borruto che poi però cerca di rimediare all'errore del compagno, ma concede la rimessa laterale al Pescara perdendo il contrasto con Rescia appena entrato. Canal rinvia direttamente sul fondo, ci sarà rimessa per Stefano Mammarella, dunque Rescia preferito a Pessè nonostante non sia proprio al meglio il nazionale argentino. Sì, ma anche Pessè è appena tornato, non è in grandissima forma, evidentemente si fida più di Rescia che ha avuto più tempo a disposizione per mettersi dentro il modulo di Colini. Intanto qui vediamo una bella azione da parte di Murillo, ben marcato da Rogerio in fase difensiva. Chiaramente adesso time out di Colini che conduce, chiama un time out dopo appena 2 minuti e mezzo. Sentiamolo. Allora, scusa, allora. No, un attimo. Quello che voglio dire è che non possiamo cominciare a buttare tutti i palloni. Abbiamo rubato già 3 palloni, loro che fanno? Cominciano a fare uno contro tutti. Dobbiamo essere lucidi, ma non smettere di giocare, nel senso dobbiamo colpire. La pressione deve essere ancora più forte lassù, così non giocano la palla sul laterale e la palla sul pivot che esce dall'altra parte, va bene? Dobbiamo essere più cattivi e poi sempre uno che sale a mettere paura quando vengono a pressare qua. Chiaramente ha pensato che fosse un time out da usare subito perché ha visto la squadra che era magari... pensava che bastava questo gol, invece non è così, giustamente deve continuare a giocare. E poi l'uomo lungo, abbiamo visto quanto può essere pericoloso, vediamo in occasione del gol lì quella palla che ha tagliato completamente il campo in maniera verticale, è arrivata a Rogerio, che a quel punto poi Murillo Ferreira lì non sa più che fare, perché se gli concede il corpo Rogerio lo usa, si è staccato, è stato grande Rogerio con quel colpo di tacco,
geniale li ha messo dentro. Rimessa laterale in favore dell'Acqua e Sapone, terzo minuto di gioco nel corso del primo tempo. Qui aveva perso la scarpa Borruto, Rescia ne approfitta e realizza il 2-0. L'errore di Stefano Mammarella, che non si era accorto che Borruto si stava allacciando la scarpa, aveva perso lo scarpino, lo ha servito e Borruto stava dando le spalle al suo portiere. Rescia ne ha approfittato prontamente, ha realizzato il 2-0 al terzo minuto. Qui stiamo rivedendo il tocco di Mammarella per Borruto, arriva Rescia e dopo 2 minuti e 48 secondi realizza il gol, 47 secondi realizza il gol del 2-0. E quello che aveva chiesto Golini, colpiamo. Qui c'è stata anche polemica da parte di Borruto, che ha battuto le mani e che forse sperava che si fermassero i giocatori del Pescara, che invece hanno visto l'opportunità di raddoppiare, non si sono fermati. Adesso insomma, secondo me la partita, vedrai, diventerà ancora più dura se vogliamo. Sì, da dire che era l'Acqua e Sapone che ha ripreso il gioco, non si era accorto nessuno che Borruto aveva perso una scarpa nel contrasto precedente. Qui Cuzzolino per Coco Schmidt, dentro ancora per Cuzzolino, triangolo che non si chiude, ci sarà rimessa laterale in favore del Pescara, la batterà Canal al quarto minuto di gioco, anzi si tratta di rimessa dal fondo per Toni Capuozzo. Quarto minuto di gioco, dunque partenza shock per l'Acqua e Sapone, sotto 2-0 per il gol di Rogerio dopo appena 22 secondi di Rescia al terzo minuto. Poi solitamente è una squadra che approccia bene la gara, l'Acqua e Sapone oggi proprio imbambolata, il Pescara invece molto concentrato, molto attento. Avevamo detto che i due risultati erano due risultati dovuti, attenzione. Qui Caetano con il sinistro sopra la traversa di poco, c'è rimessa dal fondo per Capuozzo e non corner come avrebbe voluto Caetano. Appena entrato si è reso subito pericoloso, qui Mammarella esce con il petto e poi mette in fallo laterale per non correre rischi. Morgado alla rimessa laterale. Dentro c'è l'autogol di Cuzzolino, il 3-0 del Pescara al quinto minuto per l'esattezza dopo 4 minuti e un secondo. Sotto shock l'Acqua e Sapone, incredibile partenza della squadra di Bellarte, è entrata in campo non concentrata al 100%, ha subito 3 reti in appena 4 minuti e mezzo e adesso diventa veramente dura la risalita per l'Acqua e Sapone. Con Pescara chiaramente gasato da questo risultato, da questi 3 gol, la squadra di Golini poi tra l'altro difende benissimo, sarà durissima la risalita dell'Acqua e Sapone, anche se manca tantissimo e ci sono ancora tante possibilità. Caetano all'indietro per Cuzzolino, sull'autogol direttamente sulla rimessa laterale battuta dal Pescara. La finta di Caetano, lascia Murilo Ferreira, Calderolli. Prova la reazione l'Acqua e Sapone, va giù Caetano, c'è fallo da parte di Rescia, secondo fallo fischiato al Pescara, calcio di punizione da posizione interessante per la squadra di Massimiliano Bellarte. Terzo gol del Pescara ci ricorda un po' il gol di Milucci di domenica scorsa, subito proprio dal Pescara a 3 centesimi dal termine del primo tempo. Anche qui Cuzzolino posizionato male col corpo, si è praticamente messo dentro il pallone, ma qui la disattenzione generale, qui si posiziona a livello della barriera ancora una volta Capuozzo, un tipo di situazione che non mi piace. Cuzzolino, la conclusione respinta da Capuozzo, poi al volo Calderolli trova il calcio d'angolo. Domenica al Palacercolo era stato leggero a beffare, a infilare la propria rete, a firmare l'autogol sulla rimessa laterale di Milucci. Insomma, davvero una grave ingenuità e insomma la situazione era diversa perché erano 3 centesimi dal termine del primo tempo. Certo che anche qui per l'Acqua e Sapone si fa a dura, sotto 3-0 per i gol di Rogerio Rescia e l'autorete di Cuzzolino. Qui è terminato a terra Caetano, stiamo rivedendo il contrasto con Caputo, giudicato regolare. Qui invece c'è il terzo fallo fischiato al Pescara all'altezza quasi della linea mediana del campo, dunque calcio di punizione per l'Acqua e Sapone al quinto minuto di gioco del primo tempo. Sì, anche qui un'entrata in ritardo da parte di Rescia, ci stava il fallo, i falli, deve fare molta attenzione, il Pescara sta pressando molto, però il problema è che
ha commesso già 3 falli in meno di 5 minuti e 3 gol in vantaggio, però sai, la situazione falli può essere pericolosa, soprattutto se gli apri la gara, la questa poi è una squadra che poi se trova fiducia diventa micidiale. La conclusione qui di Coco Schmidt con il pallone alto di poco sopra la traversa. Toni Capuozzo, il rinvio a cercare Leggero con i pugni, esce Mammarella e mette in fallo laterale. Attenzione, Leggero ha spinto e poteva esserci il quarto fallo, l'arbitro non ha sanzionato. Il quarto fallo sarebbe stato devastante dopo appena 4 minuti e 50 secondi. Morgado all'indietro per Nicologi. Nicologi, contrasto con Caetano, urlaccio di Colini a rimproverare Nicologi, non vuole il quarto fallo, già al quinto minuto di gioco Fulvio Colini. Coco Schmidt per Cuzzolino, ancora Cuzzolino costretto a retrare dal pressing di Leggero, la palla per Calderolli, il contrasto con Nicologi, qui volevano il fallo quelli dell'Acqua e Sapone, si continua a giocare Nicologi, la palla recuperata da Cuzzolino che forse ha visto con ritardo Calderolli tutto solo, la conclusione di Calderolli di punta, palla alta sopra la traversa. Ma bellissima la giocata di Calderolli che finge di andare a sinistra, gli entra improvvisamente e poi calcia con la punta, non trova la porta, palla alta, però buonissima l'intuizione di Calderolli. Sì, grande azione di Calderolli, mira leggermente sbagliata, poi Calderolli è uscito, ha lasciato il campo a Borruto. Leggero ora, palla per Re Rogerio che cadendo riesce a colpire il pallone, si impenna e scavalca di poco la traversa, sarebbe stato un gol pazzesco da parte di Rogerio. Straordinario sarebbe stato perché l'ha voluta da terra, ha cercato la correzione da terra, è stato veramente sfortunato, ha sbeccato la traversa. Si è colpito la parte alta della traversa, l'abbiamo apprezzato bene da questi replay che ci ha mostrato il nostro Pietro Sollecchia che salutiamo in regia. Qui attenzione, Rescia deve fare attenzione, c'è il quarto fallo del Pescara, il fallo di Leggero su Borruto, non quello di Rescia. Ingenuità clamorosa da parte di Leggero, transagonistica, clamoroso, questo fallo inutile da parte di Leggero, sta commettendo troppi falli il Pescara, deve calmarsi dal punto di vista dell'agonismo perché un po' troppo forse, soprattutto in questa situazione di punteggio. Sì, 4 falli commessi dal Pescara, questo è il quinto quando mancano 13 minuti e 53 secondi ancora, dunque un'eternità al termine del primo tempo, il Pescara ha già commesso 5 falli, l'Acqua e Sapone neanche uno. Ma è clamoroso, l'avevamo appena detto, anche qui arriva in ritardo, va bene la pressione ma non è questo tipo di situazione, è troppo rischiosa, sei al limite, è chiaro che quando sei al limite poi commetti dei falli ingenui, si lamenta la panchina del Pescara, però in effetti sono falli questi, non devi intervenire, non è sempre necessario tentare l'anticipo. Qui Coco Schmidt ruba per un attimo palla ma il pallone termina in fallo laterale, la rimessa è per il Pescara, batterà a Rescia, Pescara avanti 3-0 con una partenza davvero sprint, 3 reti in 4 minuti e un secondo per il Pescara, ma ora questi 5 falli quando manca ancora tantissimo al termine del primo tempo. No, soprattutto con un tiratore come Cuzzolino che è quasi devastante. Poi adesso sicuramente gli uomini Bellatte tenteranno tutti uno contro uno con giocatori tipo Borruto che sono quasi immarcabili. Alla fine sei costretto o a lasciare campo o a fare fallo. Insomma un fattore importante che potrebbe permettere all'Acqua e Sapone di rientrare in partita, o meglio di entrare in partita perché sin qui si è vista poco o niente la squadra di Massimiliano Bellarte. Qui la rimessa laterale è ancora in favore dell'Acqua e Sapone che ora prova a schiacciare il Pescara nella propria metà campo. Calderolli per Borruto. Un po' troppo passivo adesso il Pescara, sta solo buttando il pallone e cerca di aggredire, però adesso sicuramente dovrà abbassare la fase difensiva. C'è da tenere in considerazione anche il fatto che Colini ha già sprecato il suo time out, per cui non può dare consigli, se non altro almeno può dare consigli a chi è fuori e poi farlo entrare. Attenzione qui, Borruto, il gol
dell'1-3 all'ottavo minuto con il triangolo chiuso con la suola da Caetano, che ha spiazzato completamente la difesa del Pescara, e dunque dopo 7 minuti e 29 secondi l'Acque Sapone accorcia le distanze. E qui si sono scontrati Rogelio e Rescia, guarda qua, e hanno lasciato campo a Borruto, destro fulminante del Cobra che gli apre la partita. Qui errore da parte della difesa pescarese, si è fatto un blocco da solo il Pescara in questa occasione. Dunque Acque Sapone ora a meno 2 e c'è anche la situazione falli che arride alla squadra di Massimiliano Bellarte. È ancora lunghissima la gara, certo la partenza sembrava insomma preludere un vittoria agevole per il Pescara, e invece la partita è ancora lunghissima, è un derby e dunque ci sarà ancora da soffrire per gli uomini di Collini. Ovviamente l'Acque Sapone non ha nessuna intenzione di mollare. No, partita male, però adesso ha preso in mano la situazione, chiaramente sotto di 3 gol. Adesso la squadra di Bellarte si è riversata in attacco, approfittando anche del fatto dei 5 falli, di cui gli ultimi 2 di Leggero in 30 secondi, un lasso di tempo brevissimo, importantissimo, quarto e quinto. Un giocatore che dà tutto Leggero, però deve controllarsi meglio, non è la prima volta che commette dei falli ingenui. Anche dal punto di vista del morale, i 5 falli possono aver insomma dato coraggio all'Acque Sapone, che sembrava insomma sotto di 3 reti, anche se manca ancora tantissimo, e sembrava insomma essere scesa in campo col piede sbagliato, non trovare soluzioni, sbocchi, invece ha accorciato con Borruto. Qui forse c'è il primo fallo dell'Acque Sapone, no, c'è semplice rimessa laterale in favore del Pescara. Borruto voleva addirittura il sesto fallo nel contrasto con Rogerio, che ci è parso regolare. È ripreso il gioco, Canal per Ercolessi, la conclusione di Ercolessi murata da Coco Schmidt in fallo laterale. Sicuramente è una partita che deve dire ancora tanto, soprattutto questi 5 falli sono troppo importanti, tanto tempo, 15 minuti con 5 falli è difficilissimo. Murillo Ferreira, il rinvio direttamente in fallo laterale, rimessa in favore del Pescara, si appresta ad effettuare un cambio Fulvio Colini. Sì, Rogelio mi sembra abbia chiesto il cambio, evidentemente giocatore che non è più giovanissimo, anche se è un giocatore sempre esperto. Eccolo qui, chiede cambio, entra Rescia, adesso probabilmente no, non c'è Leggero, per cui andrà Nicologi davanti. Rimessa in favore dell'Acque Sapone, Cuzzolino per Murillo Ferreira, siamo al nono minuto del primo tempo, qui prova il numero Borruto, Coco Schmidt all'indietro per Mammarella, Borruto esce, entra Calderolli, Murillo Ferreira. Palla respinta da Canal, recuperata con le mani da Mammarella, è entrato anche Schiocchetta, ora Cuzzolino mette giù, guadagna rimessa laterale all'altezza della linea mediana del campo. Acque Sapone che lo scorso anno è stata eliminata dal Real Rieti nelle semifinali di Winter Cup, le Final Four di Bassano del Grappa, mentre il Pescara non si è qualificata per le Final Four lo scorso anno, battuto nei quarti di finale dalla Luparense. Il Pescara che è stato tempestato dagli infortuni lo scorso anno, ricordiamolo, guarda che era partita con grandi prospettive, che però poi ha dovuto fare i conti con tantissimi infortunati, soprattutto negli uomini migliori. Palla per Canal, Ercolessi, arriva in ritardo il rimorchio di Caputo, Murillo Ferreira all'indietro per Calderolli, gioco di gambe di Calderolli, poi dentro per Schiocchette, affrontato e respinto con perdite da Nicologi, poi Calderolli sull'assist di Murillo, cerca il primo palo ma manda il pallone sul fondo. Qui Murillo ha fatto un bel contromovimento, era andato incontro per andare a calciare, non l'ha capito Calderolli, ha tentato di prendere di sorpresa sul primo palo Capuozzo. Nicologi se ne va,
poi mette al centro, palla intercettata da Schiocchetti che punta Caputo. Caputo si scansa per non commettere il sesto fallo. Cuzzolino, il miracolo di Capuozzo su Cuzzolino che batte subito per Calderoli. Si è chiusa la squadra di Fulvio Colini, esce Nicologi, entra Leggero, rimessa laterale in favore dell'Acqua e Sapone nella metà campo del Pescara. Siamo alla metà quasi esatta del primo tempo, 10 minuti e 3 secondi allo scadere della prima frazione. E abbiamo visto proprio in questa occasione che cosa vuol dire avere 5 falli. Si è dovuto scansare Caputo sul dribbling di Schiocchetti, che però poi ha sbagliato il passaggio a Cuzzolino, un po' pigro come passaggio, e ha consentito il recupero poi della difesa del Pescara. Calderoli esce, lascia il posto a Caetano, magari ne approfitterà anche per allacciarsi la scarpa a destra Fabrizio Calderoli. Caetano all'indietro per Murilo, Cuzzolino viene incontro Caetano, Cuzzolino lo serve sulla parallela ma il pallone è irraggiungibile per Caetano e dunque rimessa dal fondo per Toni Capuozzo che serve Morgado. Lacci importantissimi, non ci scordiamo che un gol è nato perché Borruso stava allacciando le scarpe e qui è successo anche a Calderoli, forse farebbero meglio a stringere un po' più le stringhe. Rimessa laterale in favore del Pescara, la batterà Caputo all'undicesimo minuto del primo tempo. Certo, se il Pescara riuscisse a portare fino in fondo questo 3-1 sarebbe importantissimo riaprire il secondo tempo pulito di falli, magari può gestire meglio la situazione con Colini, ma sarà veramente dura, 9 minuti sono tantissimi. Tomarella schiaccia giù il pallone per Calderoli, Capuozzo per Leggero, Morgado prova a danzare sul pallone ma non trova il colpo di tacco per restituire il pallone a Leggero. Allora Calderoli all'indietro per il capitano Murilo Ferreira, ancora Calderoli, Murilo, Schiocchetti, quindi Caetano, Murilo Ferreira ancora all'altezza della linea mediana del campo, torna all'indietro da Caetano, Schiocchetti, ancora Caetano, riesce ad affondare ora l'Acqua e Sapone, ci prova con Murilo Ferreira, Calderoli, la sovrapposizione di Murilo, finta di Calderoli ma Canal gli porta via il pallone, poi arriva Schiocchetti, l'ultimo tocco è il suo, la rimessa laterale è in favore del Pescara. Marcature personalizzate da parte del Pescara a tutto campo, uomo contro uomo, non ci sono cambi di marcatura, Colini preferisce giocare così con la certezza che i suoi uomini sappiano perfettamente il compito da svolgere. Il rinvio di Toni Capuozzo con la palla recuperata da Mammarella, poi l'uscita proprio di Capuozzo fuori area. Qui è stato bravo, ha letto bene la situazione, ha evitato qualsiasi problema. Caetano dentro per Borruto, nel contrasto con Resch, l'ultimo tocco di Borruto, rimessa dal fondo per Toni Capuozzo. Abbiamo visto che anche quando sono superati gli uomini non vanno dietro la linea della palla, rimangono a specchio a marcare il proprio marcatore. Palla in fallo laterale, rimessa in favore del Pescara. Caputo ha ricevuto da Rogerio, supera Caetano, anzi Coco Smith che serve Borruto. Borruto, il contrasto con Rescia, bravissimo anche a non commettere il sesto fallo. Poi ancora Caputo, guadagna soltanto rimessa laterale. Va a terra Calderoli, ovviamente il gioco ancora non è ripreso, quindi non si può trattare di fallo eventualmente da parte di Caputo. Borruto dentro e guadagna calcio d'angolo per il tocco di Morgado. Ben posizionato Morgado in questa occasione, ha chiuso bene, la palla è finita in angolo. C'è sempre il rischio di fare autogol in quelle circostanze. Prova Caetano, conclusione alle stelle, aveva chiesto il cambio Caputo e ora entra Ercolessi al suo posto. Colpo di testa di Caetano in fallo laterale, Calderoli non riesce a tenere in campo il pallone. Dispendioso il gioco di Colini, ha bisogno di cambiare in continuazione, cosa che non è potuta succedere a Napoli per esempio perché aveva tante assenze. Oggi ha la squadra al completo, giustamente fa ruotare il roster per tenerli tutti freschi. Caetano
alla battuta della rimessa laterale, palla per Coco Schmidt, il tocco ravvicinato per Calderoli, viene incontro Caetano, il blocco di Caetano, Coco Schmidt per Borruto, la sovrapposizione di Calderoli, il fallo di sfondamento di Calderoli su Rescia e il primo fallo dell'Acqua e Sapone, arriva al 13° minuto del primo tempo. E qui vedi Calderoli va a puntare per bloccare, per far passare Borruto, l'arbitro molto vicino ha visto bene, attenzione qui. Qui Capuozzo con molta freddezza salta, dribbla Calderoli, poi rinvia. Colpo di testa qua da parte di Nicologi in fallo laterale, rimessa in favore dell'Acqua e Sapone nella metà campo del Pescara quando mancano 7 minuti al termine del primo tempo. E saggiamente Bellarte non chiama time out per non... attenzione qui la girata da parte di Borruto che colpisce sporco il pallone, Capuozzo è costretto a deviare in calcio d'angolo, lo stiamo rivedendo. Una capacità di coordinarsi Borruto in uno spazio ridottissimo, fantastica qui, non ha colpito pulito però ha messo in difficoltà uguale Capuozzo. La conclusione qua di Coco Schmidt con il pallone sul fondo, cioè rimessa per Capuozzo. Stavo finendo il discorso, dicevo saggiamente Bellarte non chiama time out per non consentire la riorganizzazione con i 5 falli a Colini. Sa che la squadra del Pescara in questo momento è in difficoltà, ne approfitta chiaramente. Rescia per Ercolessi, ancora Rescia per incontro Nicologi, il pallone per lui. Il lancio di Nicologi per il tiro di Ercolessi, grande conclusione da parte di Ercolessi che non c'entra lo specchio della porta, però insomma va di controbalzo di sinistro, quasi al volo. Insomma, conclusione dal coefficiente di difficoltà elevatissimo. Ora il tiro da parte di Rescia, Murato, Nicologi alimenta l'azione offensiva delle Pescara, Rogerio ancora sotto le gambe di Mammarella, doppietta per Rogerio, 4-1 Pescara al 14° minuto. E qui invece l'errore è concedere il corpo a Rogerio, Rogerio ha usato il corpo di Coco Schmidt, si è girato facilmente, qui Coco Schmidt ha concesso il corpo, Caetano anzi scusa non Coco Schmidt, Caetano. Poi per l'esultanza viene giù la panchina del Pescara e di destro mette sotto le gambe di Mammarella. Qui vediamo, rivediamo benissimo la scena, Caetano che si appoggia e viene usato il corpo da Rogerio che è un maestro in queste situazioni. E adesso 4-1, anche psicologicamente è un brutto colpo per l'Acqua e Sapone. Sì, perché dopo la partenza a shock per la squadra di Bellarte, l'inerzia sembrava tutta per l'Acqua e Sapone, il gol di Borruto ad accorciare le distanze e poi i 5 falli che gravano il Pescara, invece ora questo gol riporta più 3 la squadra di Colini che oltretutto ha anche assestato la fase difensiva, i ritmi sono un po' calati e dunque con i falli insomma non sta più commettendo falli. Qui intanto c'è il gol di Borruto, doppietta anche per lui come per Rogerio e Acqua e Sapone che si porta nuovamente a meno 2 quando mancano poco più di 6 minuti al termine. E ci pensa sempre lui il Cobra, palla sporca, è arrivato lui, qui un po' dormita da parte della difesa del Pescara che è stata poco reattiva, è arrivato lui col sinistro, Capuozzo non ha visto passare il pallone, gran gol, ancora una volta il Cobra riporta in partita l'Acqua e Sapone, un Acqua e Sapone che è in difficoltà ma quando hai un giocatore come Borruto diventa tutto molto più semplice. Rescia messo giù da Coco Schmidt, secondo fallo dell'Acqua e Sapone. Ricordo che il Pescara ha commesso il quinto fallo quando mancavano 13 minuti e 53 secondi, dunque in appena 6 minuti e 7 secondi ha commesso 5 falli la squadra di Fulvio Colini, poi però non ne ha più commessi. Qui il duello tra Nicologi e Borruto, il fallo di Borruto, il terzo fallo dell'Acqua e Sapone, si avvicina dunque nel conto dei falli la squadra di Bellarte a quella di Colini. Qui molto esperto Rescia, Rescia giocatore fantastico nazionale argentino. Palla per Rescia, Ercolessi, Morgado. Lancio di Rescia per Canale, il colpo di testa con il pallone messo fuori da Coco Schmidt.
E comunque anche qui troppo irruento Borruto, che alla fine ha commesso fallo. Non credo che l'acqua e sapone arriverà al bonus, però intanto psicologicamente mancano pochi minuti, adesso 5 minuti, e vedono che è diversa la situazione dei falli perché è più vicina, 5-3. Canal, Ercolessi, palla regalata a Cuzzolino che prova di prima per Calderoli la verticalizzazione che non va a buon fine per l'acqua e sapone. Cuzzolino poi recupera il pallone anche con l'aiuto di Murillo Ferreira, Marella per Coco Smith, ancora Coco Smith, palla per Cuzzolino, Calderoli, la sovrapposizione di Cuzzolino, Calderoli si ferma all'indietro per Cuzzolino, ancora Calderoli, c'è Coco Smith nell'angolo, Calderoli vuole il tiro, Murato, poi Morgado costretto ad arretrare dalla pressing di Cuzzolino, poi scarica per Rescia, rimessa laterale per il Pescara, l'ultimo tocco è di Murillo Ferreira. Ma fallo o fallo laterale? Perché ha fischiato l'arbitro, non so se ha fischiato addirittura il fallo, non lo so, vediamo se andranno a 4. Poi stiamo rivedendo il tocco di, cioè con una mano da parte di Rescia, in ogni caso ha segnato la rimessa laterale al Pescara, c'era stato l'ultimo tocco da parte di Murillo Ferreira, aveva visto bene Ragalà che del resto era lì a due passi. Canal, palla per Rogerio, all'indietro ancora per Canal prova a servire Morgado, una palla alta che termina in fallo laterale in favore dell'acqua e sapone, lo batterà Coco Smith, 4 minuti al termine del primo tempo. Schiocchette all'indietro per Coco Smith, Calderoli all'indietro ancora per Coco Smith che torna da Calderoli, le tocco per Schiocchette, viene incontra anche Murillo Ferreira, la palla però è per Calderoli, il tiro, la grande risposta di Toni Capuozzo, poi scivola al momento della conclusione Calderoli, e allora il Pescara con molto fair play mette il pallone in fallo laterale con Canal, e ora Coco Schmidt restituirà palla molto ai corretti, cugini. Sì, molto corretti, ha fatto benissimo, qui vedi era caduto sulla mano, probabilmente si è fatto male Calderoli, però si è rialzato al volo. Caputo, è stato lui a dire a Canal di mettere il pallone fuori perché aveva visto in difficoltà l'avversario. Qui il colpo di testa in fallo laterale, rimessa in zona d'attacco nei pressi dell'angolo per il Pescara, è quasi un corner, lo batterà Morgado a 3 minuti e 26 secondi dal scadere del primo tempo. Attenzione a non commettere falli per blocchi, che sarebbero il sesto fallo per il Pescara. Chiaramente deve fare attenzione adesso a tutti i tipi di situazioni la squadra dei Colini, perché il tempo sta lavorando per il Pescara, chiaramente. Sì, sia per il vantaggio nei gol, ma soprattutto per la situazione falli. No, la gestione è stata ottima, perché la squadra adesso non pressa più come prima, cerca di marcare a specchio, di non anticipare, però ci potremmo... Attenzione. Schiocchette si accentra, sono in ritardo nella compagnia dell'azione Cuzzolino e Calderoli, allora il Pescara può recuperare il pallone, poi lo butta, Calderoli lo tiene in campo per affrettare i tempi. Ma l'acqua e sapone sa che deve, attenzione qui, l'acqua e sapone sa, qui si è fatto male forse Morgado, vediamo un po'. Palla sul fondo, ci sarà rimessa per Toni Capuozzo, qui stiamo rivedendo con Pietro Sollecchia il contrasto tra Calderoli e Morgado. Coi piedi lo prende Calderoli, guarda i piedi, sì, era fallo. Morgado ha allargato il braccio cercando di ritardare la corsa di Calderoli, però poi Calderoli lo scalcia dietro indubbiamente. Si lamenta infatti Morgado. So se è una distorsione anche alla caviglia nel cadere, credo che sia caduto col peso del corpo sulla caviglia sinistra Morgado. Sembra dall'ultimo replay, non ne siamo certi, in ogni caso esce il capitano del Pescara, rimessa dal fondo per Toni Capuozzo. Il rinvio a cercare Rogerio che prova
da domesticare, un pallone quasi impossibile. Infatti c'è rimessa dal fondo, rimessa laterale per l'Acqua e Sapone con Massimiliano Bellarte che manda in campo Coco Smith al posto di Mammarella, dunque col portiere di movimento in questi ultimi 2 minuti e 40 secondi del primo tempo l'Acqua e Sapone. Fanno molto bene questo gioco, il portiere di movimento, i giocatori dell'Acqua e Sapone devono fare attenzione qui, eccoci qua, bella attenzione. Il tiro di Canale, il colpo di testa di Cuzzolino, forse la conclusione di Canale sarebbe terminata sul fondo. Cuzzolino comunque ha compiuto un grande intervento di testa, oltretutto stava correndo all'indietro. Rivediamo, il tiro di Canale era ad uscire e forse molto probabilmente insomma non avrebbe inquadrato la porta, però insomma Cuzzolino è stato molto molto bravo e reattivo. In sicurezza ha fatto bene perché il pallone si allargava ma non era così facile, attenzione qui. È entrato ovviamente Mammarella tra i pali per questa azione offensiva delle Pescara, rimessa laterale in favore dell'Acqua e Sapone, chissà se lo spavento subito ora consiglia alla squadra di Bellarte di non mandare in campo il portiere di movimento. Qui attenzione la conclusione, la grande risposta di Capuozzo su Caetano, poi il pallone spazzato in fallo laterale, rientra Coco Smith al posto di Mammarella, Calderolli. Caetano veramente devastante quando riesce a prendere posizione in fase offensiva, può fare qualunque cosa. Cuzzolino, Murilo Ferreira, ancora Cuzzolino, Caetano, Murilo, il tocco per Cuzzolino, Coco Smith, Caetano ancora per Cuzzolino, passano i secondi. Ovviamente il portiere di movimento ha congelato la situazione falli che era favorevole all'Acqua e Sapone, ma lo stavamo dicendo, il Pescara aveva assestato la difesa, i tempi di pressione, dunque non aveva più commesso falli per oltre 10 minuti. Capozza a terra. Certo, sicuramente il fatto del portiere di movimento, se riesce a portarla in porto l'Acqua e Sapone difensivamente parlando, scusa il Pescara difensivamente parlando, è una manna perché insomma aver retto per 13 minuti e mezzo con 5 falli dopo quell'inizio devastante dal punto di vista difensivo, il Pescara ha aggredito con troppa veemenza. Adesso time out, chiederà il time out Bellarte, probabilmente preparerà uno schema sul fallo laterale, sentiamo. Sì, la rimessa è per l'Acqua e Sapone, dunque può giocarsi il time out Massimiliano Bellarte. Luis, il tempo per entrare deve essere un tempo di gioco, nel senso che se la palla ce l'ha ancora Cuzzo e tu entri, lui avrà il tempo di mettertela solo di prima. E invece lui deve prendere la palla, stoppare, se tu entri finta e mette la scina qua sul fondo. Murillo, se lui entra tu stai qua, quando lui ci libera dalla palla tu vai dentro qua. Tutte e due qua sono molto aggressivi, quindi queste qua apre, gira, in mezzo di lavorare forte. Ma il problema se escono, se vengono sul qua, questo deve venire sempre in mezzo a prendere la palla, o che sei tu o è dal lato opposto, sempre. Dai, che ce la facciamo? No, pensavo preparasse uno schema sul fallo laterale, invece vuole organizzare meglio il gioco offensivo col portiere in movimento. È vero che il Pescara però aggredisce, è una difesa non passiva quella degli uomini Collini che aggrediscono il pallone, per cui devi accelerare sicuramente i passaggi col rischio di perdere la misura e magari sbagliare qualche passaggio. Calderolli per Coco Smith, Cuzzolino, la pressione ora del Pescara, Caetano non si fida del pallone per Coco Smith, allora torna da Cuzzolino, Coco Smith, Calderolli, ancora Coco, Cuzzolino, Coco Smith, siamo per entrare nell'ultimo minuto del primo tempo, Murilo Ferreira, Caetano, ancora Murilo, Calderolli, Coco Smith, Cuzzolino riesce a trovare Varchi, si muove bene la difesa del Pescara, siamo entrati nell'ultimo minuto, qui Cuzzolino anticipa Canal, tiene in campo anche il pallone, poi l'intervento di Nicologi sul pallone, ma
insomma al limite proprio del regolamento, mi è sembrata, ha rischiato tantissimo di commettere il sesto fallo Nicologi, lo stiamo rivedendo. Vediamo. Qui Puzzolino tiene in campo il pallone, entra Nicologi, prende la palla ma prende un po' tutto, comunque fallo laterale per l'acqua e sapone. Coco Smith, Puzzolino, Caetano, ci è sembrata giusta comunque la decisione di Ragalà, che però peraltro era lì a due passi. Calderolli. Non era semplice fischiare il sesto fallo, oltretutto aveva preso il pallone. Aveva preso nettamente il pallone, poi aveva anche spazzato le gambe dell'avversario. Intervento davvero rischiosissimo. Qui intanto Caputo in scivolata va a murare il tiro di Coco Smith, mancano 28 secondi al termine del primo tempo. Sono importantissimi, perché se il Pescara riesce a tenere, la partita può prendere una piega brutta per l'acqua e sapone, che ha la possibilità, guarda Canal come aggredisce, grande, perché sa che non deve far giocare tranquilli gli uomini di Bellarte. Se Pescara riesce a portarla in fondo con questi due gol di vantaggio, poi può riorganizzarsi bene, soprattutto nella gestione dei falli nel secondo tempo. Sì, si ripartirà ovviamente da 0-0, mentre invece in questo primo tempo, per 13 minuti e 53 secondi, ha giocato con la spada di Damocle dei 5 falli la squadra di Colini, pure se era avanti di 3 e poi di 2 gol. Puzzolino, qui saggiamente il terzo arbitro, che è Nicola Zanna di Ferrara, va a calmare la panchina del Pescara, non vogliono gli arbitri che la gara prenda una brutta piega, 7 secondi e 3 decimi al termine. Ultimo primo tempo. Puzzolino, Calderolli va a forzare e va a commettere il fallo, il quarto fallo dell'acqua e sapone, manca un secondo e 4 decimi, c'è il cartellino giallo per Calderolli, che ha speso bene il suo fallo, però si è beccato l'ammonizione da parte di Sabatini, cartellino giallo per fallo tattico, ovviamente fallo tattico se ce n'è uno, perché la porta del Pescara era sguarnita, dunque Calderolli ha braccato l'avversario per impedirgli di tirare. Finisce qua il primo tempo, si va negli spogliatoi con il Pescara avanti 4-2 in questo derby abruzzese, valido per la seconda semifinale di Winter Cup. Noi ci fermiamo per la pubblicità e torneremo tra poco ancora in diretta. Bentornati al Pala San Quirico di Asti, siamo nell'intervallo di Acqua e Sapone Pescara, derby abruzzese, valido per la semifinale di Winter Cup. Pescara avanti 4-2 al termine del primo tempo, un primo tempo divertente e molto strano, Massimo. 3-0 avanti il Pescara, che ha sbloccato dopo appena 22 secondi e dopo 4 minuti e un secondo si ritrovava già avanti di 3 reti per i gol di Rogerio Resce, l'autorete di Puzzolino, poi Borruto ha rimesso in partita l'acqua e sapone, Rogerio ha riportato a più 3 il Pescara. Doppietta per lui e anche doppietta per Borruto, che poi al quindicesimo ha nuovamente accorciato e riportato a meno 2 la squadra di Massimiliano Bellarte, che ha avuto la situazione falli a vantaggio a suo favore con il Pescara, che ha commesso il quinto fallo quando mancavano 14 minuti al termine del primo tempo, poi è riuscita a non commettere più falli la squadra di Fulvio Colini. Poi negli ultimi due minuti la situazione falli è stata congelata, perché l'acqua e sapone ci ha provato con il portiere di movimento. Beh, sai, delle volte anche uno come Massimiliano Bellarte, che è votato sempre ai suoi schemi di gioco, forse poteva mettere in campo un piano B, un piano che permettesse agli uomini veloci, ai Calderolli, ai Puzzolino, ai Borruto, di tentare tanti uno contro uno per magari andare a cercare una situazione di un fallo che poteva essere importantissimo. Invece ha continuato col suo gioco, lui crede ciecamente nel suo gioco, però ha prodotto pochi risultati, perché i due gol sono nati da due invenzioni, da quel mostro che è il Cobra Borruto, che è un giocatore che è sempre in grado di fare la differenza. Pescara, che ha gestito benissimo la situazione, è stato aggressivo all'inizio,
si è portato avanti di tre reti, poi dopo ha dovuto gestire questa situazione falli, l'ha fatta nel migliore dei modi, non commettendo più fallo, difendendo un pochino più in maniera più accorta, magari cercando pochi anticipi e soprattutto non essere aggressivo sul portatore di palla. Poi ha trovato il quarto gol, disattenzione difensiva, ancora una volta Borruto non perdona. Adesso saremo a vedere il secondo tempo in cui il Pescara partirà da zero falli e sicuramente dovrà gestire una situazione completamente diversa. Solo in un'occasione i cinque falli hanno penalizzato il Pescara, su una ripartenza dell'Acqua e Sapone. Caputo si è dovuto platealmente scansare per non commettere fallo su un avversario e poi l'azione non è andata a buon fine per l'Acqua e Sapone, dunque ne è uscito indenne il Pescara, però quello ha dimostrato come questi cinque falli commessi dopo neanche sei minuti di gioco hanno insomma, influito sull'andamento del primo tempo e hanno dato coraggio all'Acqua e Sapone, che dopo i primi 5 minuti sembrava in bambola, invece poi si è ripreso. Ma guarda, io conosco abbastanza bene Fulvio Collini, probabilmente i primi 5 minuti erano studiati per giocarli in quella maniera, aggressivi, anche cattivi se vogliamo, per impostare la partita su una tipologia di gioco diverso che è più consone sicuramente alla squadra di Collini, che si è portata avanti le tre reti e poi dopo lui ha abbassato sicuramente la difesa, lì in quell'occasione Schiocchè ha puntato con Caputo si è dovuto scansare, però poi dopo c'è stata poca qualità nell'ultimo passaggio per Cuzzolino che non è riuscito ad andare alla conclusione. Per il resto ha sofferto poco l'Acqua e Sapone, ha attaccato ma ha attaccato senza tanti frutti. Ripetiamo, i due gol nascono da due splendide giocate di Borruto. Noi dovevamo l'intervista a Fernando Wilkem, migliore in campo di Rai Sport nella prima semifinale vinta dall'Asti per 5-3 sul Caos, l'avevamo premiato in diretta ma proprio al volo perché poi dovevamo dare la linea al 90° minuto di Serie B. Ascoltiamo ora l'intervista che abbiamo realizzato a fine partita della prima semifinale. Buona serata prima di tutto, grazie del premio. Sì, tutti sappiamo che il Caos è una squadra più che valida, che lotta fino alla fine, noi lo sapevamo già dall'inizio, era uno dei punti forti che noi avevamo sottolineato prima di iniziare la gara, quindi era diciamo dentro i nostri piani, tra virgolette, che se andavamo in vantaggio loro non è che avrebbero mollato. Quindi secondo me la partita era questa, chi più o meno capisce di questo sport si aspettava una partita così. Ritmi forsennati, gara molto bella, un po' di nervosismo dovuto a quella parapiglia nelle finali del primo tempo che è costato anche il rosso a De Luca. Sì, purtroppo queste cose un po' macchiano quello che è stata la gara, però per il pubblico senza le botte tutto è sempre, secondo me, anche più bello così, perché è una partita con tanti condimenti, con tanti colori, tante cose che alla fine chi viene, chi paga il biglietto, viene a vedere la partita, chi la segue per TV può anche parlarci e commentare durante la settimana. Massimo. Allora Fernando, partita difficile come hai detto te, questa è una squadra preparata che ha fatto bene, però nei momenti importanti, decisivi, l'esperienza di Wilkem è venuta fuori, ha trascinato l'Asti a una vittoria importante, quando c'è da giocare dentro o fuori c'è sempre Wilkem. Beh, grazie comunque, non so se è sempre così, sicuramente uno dopo un tot di anni sa che i propri compagni si affidano sull'esperienza di quelli più vecchi, quindi noi abbiamo anche questa responsabilità. Oggi è andata bene, poi noi sappiamo che la palla rotonda a volte entra, a volte non entra, loro colpiscono un doppio pallo, due doppi pali, quindi sappiamo, cioè magari non stavamo nemmeno parlando adesso, stavamo giocando i supplementari e quindi ovviamente siamo stati cinici nei momenti giusti e siamo stati anche molto freddi di saper ribaltare le situazioni avverse. Dobbiamo fare i complimenti a Caos, però secondo me abbiamo meritato la sicuramente finale. Un'altra cosa che ti volevo dire, hai sofferto tanti infortuni, adesso hai ritrovato una condizione fisica strepitosa, sei tornato proprio quel giocatore difficile da marcare perché usi il fisico come pochi. Sì, purtroppo ho avuto una lesione alla schiena, non gliela desidero a nessuno, magari chi ha più anni di me sa cosa vuol dire avere problemi alla schiena, ancora me la trascino un po', è una cosa che ti condiziona anche nella vita di tutti i giorni, adesso mi sento meglio e approfitto visto che abbiamo parlato di questa cosa, per ringraziare Michele Baino e Michele Lombardi, i due che mi hanno seguito durante tanto tempo anche dall'anno scorso.
E dunque questo era Fernando Wilkem, il migliore in campo di Rai Sport, autore oltretutto di una doppietta che ha permesso all'Asti, insieme ai gol di De Luca, Scimanghigno e Fortino, di battere il Caos 5-3. Caos tre volte sotto e per tre volte era riuscito a pareggiare con Tuli, Bertoni e André, e poi dopo non è più riuscito sulle 4-3 in favore dell'Asti. Ha colpito per due volte un doppio palo prima di capitolare per la rete di Fortino quasi allo scadere, un gran gol di testa oltretutto che abbiamo anche visto mentre ascoltavamo l'intervista a Wilkem. Qui stanno rientrando in campo le due squadre abruzzesi per il secondo derby, il secondo tempo di questo derby che vede il Pescara avanti 4-2. Cosa deve cercare di fare l'Acqua e Sapone, Massimo, per cercare di raddrizzare questa partita? Beh, adesso insomma, deve dare un po' più di profondità al gioco, è un gioco un po' troppo orizzontale, deve servire Borruto, e Borruto quando gli dai tre palloni buoni due li mette dentro. Devi mettere in moto Borruto, e questo è quello che deve fare l'Acqua e Sapone, cercare di verticalizzare di più, di giocare meno orizzontale, magari cercare un po' più di ampiezza di gioco per poi far passare il pallone in mezzo dove Borruto poi ci pensa lui. E poi deve, insomma, anche Cuzzolino deve dare qualcosa in più, Calderoli deve dare qualcosa in più, i giocatori più rappresentativi, ecco, quelli che sono in campo, che sono i più rappresentativi, devono caricarsi sulle spalle della squadra. Di contro Pescara adesso deve gestire e aspettare il momento buono per cercare di chiudere la partita. Collini sicuramente adesso si difenderà bene a uomo, a tutto campo, con marcature preordinate, senza cambi di marcatura assoluti, e poi oltretutto quando c'è un Rogelio in forma come oggi, dai palla a Rogelio e poi ci pensa lui. Il Pescara nel finale del primo tempo ha rubato palla con l'Acqua e Sapone che giocava con il portiere di movimento, la conclusione di Canal è stata deviata in calcio d'angolo da Cuzzolino, poi abbiamo visto che il tiro non sarebbe entrato nello specchio della porta, ma insomma ben ha fatto Cuzzolino di testa, tra l'altro con una prodezza, a mettere in calcio d'angolo. Quel gol avrebbe potuto tagliare le gambe, sarebbe stato il 5-2, mentre qui intanto inizia la ripresa con il calcio d'avvio battuto dal Pescara che in questo secondo tempo attacca da destra a sinistra le vostre delle schermi. Di contro l'Acqua e Sapone ha avuto altre buone chance oltre alla doppietta realizzata da Borruto, è stato bravissimo in un paio di circostanze, in almeno un paio di circostanze Capuozzo, davvero in versione Mammarella. Qui Rogerio prova forse un dribbling di troppo su Calderoli, perché ormai era andato via, Rogerio non ci ha creduto, ha provato a rientrare un'altra volta sul destro e si è chiuso da solo in pratica. Ma l'avevano triplicato Cuzzolino, Calderoli e Murillo. Qui il primo fallo fischiato al Pescara, Rescia su Borruto in questa ripresa. Anche nel primo tempo il primo fallo l'aveva guadagnato Borruto per l'Acqua e Sapone, ma in quella circostanza l'aveva commesso Nicologi. Ci stiamo rivedendo con la nostra telecamera piazzata dietro la porta, difesa in questa ripresa da Capuozzo, il replay del primo fallo commesso dal Pescara in questa ripresa dopo 30 secondi. Dunque, per quanto riguarda i falli, il Pescara che inizia il secondo tempo come aveva iniziato il primo. Cuzzolino e la grande risposta di Capuozzo. Sì, ha fintato Calderoli di allargarsi, poi è concluso sul palo suo, attento Capuozzo, ha messo in angolo. Calcio d'angolo per l'Acqua e Sapone, lo batte Cuzzolino al primo minuto di gioco della ripresa. Palla dentro, Rogerio, Nicologi. Messa laterale in favore dell'Acqua e Sapone, quasi all'altezza della linea centrale del campo. Sono andati appena 37 secondi nel corso del secondo tempo. Guarda, l'errore più grande che potrebbe fare il Pescara è cercare di gestire il risultato senza giocare, senza ripartire. L'Acqua e Sapone, non gli devi lasciare il campo completamente libero, diventerebbe un problema. Qui si chiude molto bene la squadra di Colini su questa percussione di Borruto, il contrasto regolare tra Nicologi e Cuzzolino. Canal, Rogerio. Tiene palla, prova a far salire la squadra. Arriva Canal, la grande conclusione. Mammarella che mette in fallo laterale. L'ha fatta sembrare facile Mammarella. Canal ha calciato benissimo a fil di palo. Lui con una semplicità disarmante ha allungato le braccia e ha messo in fallo laterale. Nicologi alla rimessa. Canal, il tiro murato da Borruto. Ancora rimessa laterale per il Pescara. Ancora Nicologi per Canal. Murillo Ferreira. Ripartenza dell'Acqua e Sapone, ma è già schierata la squadra di Colini. Murillo,
Cuzzolino, lascia Murillo, interviene Nicologi, mette in fallo laterale. Classico schema, Murillo palla sulla parallela, finge di andare a chiudere il triangolo e poi va incontro al pallone per andare a calciare. Tra l'altro non c'era nessun compagno sul secondo palo. Cuzzolino all'indietro lungo per Calderolli, la conclusione di Calderolli quasi da centrocampo. Palla sulle fondo, Capuozzo per Rescia, entrato Morgado, Rogerio proprio per Morgado, palla intercettata da Cuzzolino. Calderolli, il tiro respinto da Rescia in fallo laterale. Anche in questa occasione c'era superiorità numerica, blandamente tira la ripartenza da questa punta. Attenzione a Borruto. Borruto! Suo tiro murato in scivolata da Nicologi. Era scivolato Borruto, è riuscito ugualmente a calciare. Ma guarda qua, è passato in mezzo a due, è andato anche scivolando a calciare, è pericolosissimo Borruto, guarda. Calderolli ha ricevuto proprio da Borruto. La conclusione di Calderolli che non riesce a chiudere abbastanza il tiro. Palla sul fondo, già ripreso il gioco, canale per Rescia, Morgado a sinistra all'altezza della linea centrale, torna da Rescia, poi Canal. Il pressing di Murillo ha girato molto bene da Canale, Rogeri ha già visto Rescia dall'altra parte, preferisce però servire Morgado, Morgado guadagna la linea di fondo al centro. Mammarella ci mette una mano, poi Rogerio, Morgado esterno della rete. Gran cosa qui di Rogerio che ha messo giù un pallone, poi ha servito Morgado, peccato per il Pescara che Morgado è un destro naturale, col sinistro ha preso la palla con l'esterno, non è riuscito a trovare la porta. Stiamo rivedendo qui il palleggio di Rogerio, un contrasto aereo vinto da Rogerio, poi il pallone per Morgado, va a terra qui Cuzzolino, la conclusione per Morgado, ha preso soltanto l'esterno della rete, qui è andato a terra Cuzzolino, si riprende con la rimessa laterale in a favore del Pescara al terzo minuto di gioco della ripresa, 4-2 in favore del Pescara, risultato maturato nel primo tempo. Nei primi 5 minuti soprattutto. Eh sì, con le tre reti di vantaggio prese dalla squadra di Collini. Qui Calderolli ha ricevuto da Cuzzolino, non riesce a trovare l'attimo per la conclusione. Poi Leggero si allunga troppo il pallone. Rimessa laterale in favore dell'Acqua e Sapone. Abbatterà Murillo Ferreira al terzo minuto di gioco. Ha lasciato in mano il gioco all'Acqua e Sapone il Pescara completamente. Deve fare di più in fase offensiva, non può continuare a buttare via il pallone, anche se poi basterebbe sulla carta difendere bene per portare a casa il risultato. Però vedi, non c'è più la volontà di costruire il gioco, c'è volontà di romperlo più che altro. Recupera palla il Pescara per l'errore di Murillo. Pallone per Canale di controbalzo, l'uscita di Mammarella al limite dell'area, fuori area vorrebbero quelli del Pescara. Ancora Mammarella con le mani sempre al limite, ancora le proteste dei pescaresi. Qui Cuzzolino era assolutamente in linea con il limite dell'area, Ragalà dall'altra parte, il secondo arbitro. Qui Mammarella prova a tenere in campo il pallone perché l'ultimo tocco era stato di Borruto nel contrasto. Qui stiamo rivedendo con Pietro Sollecchia, qui dubbio, veramente dubbio. Al limite, forse leggermente fuori, in ogni caso è chiamata difficilissima. Poi ce n'è stata una seconda quasi consecutiva di Mammarella. Qui Caputo all'indietro per Canal, Leggero, Caputo, il lancio per Canal che tiene in campo il pallone, 3 contro 2 del Pescara. Leggero, la conclusione, la presa di Mammarella, c'era Rescia sul secondo palo. Ma ha chiuso la diagonale di passaggio, il difensore dell'Acqua e Sapone è stato costretto a concludere. Attenzione Borruto. Qui ragazzi. Borruto si presenta a tu per tu con Tony Capuozzo, lo mette a sedere, poi il tiro, il palo pieno, quasi l'incrocio dei pali colpito da Caetano. Grande azione di Borruto, anche molto altruista. Qui poi il fallo di Caputo su Murillo Ferreira. Calcio di punizione per il Pescara, secondo fallo dell'Acqua e Sapone. E attenzione perché qui c'è a terra, credo che sia Rescia. Borruto, che gran cosa, ha servito un cioccolatino a Caetano che ha calciato benissimo, è stato sfortunato, ha preso il palo, però c'era a difesa della porta
un difensore del Pescara che era andato a chiudere, ma la giocata di Borruto ancora una volta fantastica, ha aperto il corpo per far passare il pallone, si è ritrovato solo davanti al portiere, poi ha perso il tempo, guarda, apre il corpo, fa passare il pallone, perde il tempo, però con l'esterno destro riesce a servire una palla fantastica, c'era Leggero a protezione della porta ma non avrebbe potuto far nulla. Caetano sfortunato ha colpito in pieno il palo. Palo pieno quasi all'altezza dell'incrocio. Ora Caetano troppo lungo per Calderolli. È stato costretto a uscire momentaneamente dal campo, ci auguriamo solo momentaneamente. È Rescia per un colpo ricevuto. Qui Caputo lancia Rogerio, il colpo di testa in anticipo di Calderolli, poi Caputo che lascia scorrere il pallone. C'è rimessa in favore del Pescara. Deve fare attenzione al Pescara perché tra l'altro probabilmente poi gli ultimi minuti Bellarte giocherà col portiere in movimento, sarà sicuramente complicato difendere anche gli ultimi minuti di gioco data la stanchezza degli uomini colini. Lì si deciderà la partita. Pescara che dovrebbe approfittare per cercare di ampliare il vantaggio. All'indietro Ercolessi per Capuozzo, il rinvio intercettato da Calderolli che serve Murilo Ferreira. Murilo Ferreira dall'altra parte in orizzontale per Calderolli, palla recuperata dal Pescara con Ercolessi, poi Murilo, Coco Smith, Calderolli, squadre lunghissime, ora Caetano, ricomincia da Calderolli, è entrato Coco Smith che riceve il pallone. Cambia completamente l'atteggiamento tattico dell'Acqua e Sapone quando non c'è Borruto in campo, non c'è più profondità. Qui il fallo di Ercolessi su Calderolli, arriverà il giallo per Ercolessi. Che però è stato colpito, mentre lui ha commesso fallo indubbiamente, però Calderolli poi ha messo le mani avanti e l'ha colpito. Infatti si scusa anche Calderolli. Al sesto minuto del secondo tempo, giallo per Ercolessi, terzo ammonito del match. Qui c'è un ippon proprio di Ercolessi su Calderolli. Dicevo, nel primo tempo ammoniti Nicologi al secondo minuto e Calderolli al ventesimo. È rimasto colpito alla fronte Ercolessi, ancora sì, a terra. Calderolli si è difeso, nel senso ha tentato di attutire la caduta, non ha commesso assolutamente fallo. Si lamenta Ercolessi, però è lui che ha commesso il fallo. Sì. Fallo, vediamo. Fallo netto tra l'altro, vediamo. E qui Calderolli ha provato ad aggrapparsi, insomma, per appunto attutire la caduta. Fatto sta che è il terzo fallo del Pescara in questa ripresa, non ne ha ancora commessi l'Acqua e Sapone. È un po' la stessa situazione del primo tempo per quanto riguarda i falli. Qui Rogerio protegge molto bene il pallone all'attacco di Calderolli, che deve stare attento perché è già ammonito. Poi dall'altro Rogerio, se si tratta di difendere il pallone, è imbattibile proprio. Rimessa in favore dell'Acqua e Sapone, Coco Smith per Schiocchetta, anticipato nettamente molto bene da Nicologi, il tiro poi di Cuzzolino che ha provato a spazzare addosso a Leggero, qui ancora va a terra Nicologi con Cuzzolino che mette fuori il pallone. Si accende il derby, un paio di palle in bilico, che forse sì, protestava per un ponte di Cuzzolino e ci stava, ha commesso fallo Cuzzolino perché Nicologi era in volo e lui l'ha spostato col gomito sinistro, se non ho visto male. Vediamo, sì. Qua c'era il fallo di Cuzzolino che poi però non colpisce, come era sembrato dalle proteste di Nicologi, non colpisce l'avversario quando era a terra, assolutamente. No, ma ha commesso fallo quando era in aria, ha spostato col gomito e poi in quelle situazioni già sei in precario equilibrio e basta poco per inarcarsi e cadere male.
palla scodellata dal direttore di gara, il Pescara rinuncia sportivamente a contenderla all'Acqua e Sapone perché era in possesso della sfera la squadra di Massimiliano Bellarte, e qui c'è rimessa laterale in favore del Pescara al settimo minuto della ripresa. Pescara sempre avanti 4-2 maturato nel primo tempo. Il rinvio di Capuozzo, Mammarella fa suo il pallone, poi serve Caetano. La parallela c'è Schiocchè, Caetano preferisce andare da Coco Smith che vuole chiudere il triangolo con il compagno, perde palla, Canal il suo tiro in due tempi, Mammarella. La bravura di Canal nell'allargarsi per far passare il pallone per andare alla conclusione, veramente uno spettacolo come prepara la conclusione Canal. Calderolli dal cerchio di centrocampo, palla per Coco Smith, Rogerio, poi arriva Calderolli perché Rogerio si era allungato troppo il pallone, Coco Smith attende il rimorchio di Schiocchetti, poi va all'indietro da Caetano, rinuncia, poteva essere una buona chance per l'Acqua e Sapone, qui prova a sfondare Schiocchetti, poi è l'ultimo a toccare nel contrasto con Canal. Qui stiamo rivedendo il tiro in precedenza da parte di Canal con la parata in due tempi di Mammarella. Nicologi per Canal, Caputo, ottavo minuto della ripresa. Ercolessi, ancora Nicologi, si perde per un attimo il pallone, Caputo prolunga di prima per Canal all'indietro, calcio d'angolo per l'Acqua e Sapone, impreciso il retropassaggio di Canal per Caputo, corner affidato a Schiocchè, tanto è rientrato Borruto, il tiro di Coco Smith sul fondo, Capuozzo, voleva servire Ercolessi che è terminato a terra, il contrasto con Caetano, tutto regolare, Nicologi per Caputo, Canal, la conclusione di Canal, palla sul fondo, c'è stata deviazione e dunque ci sarà calcio d'angolo per il Pescara, Caputo chiama il cambio, ma poi va lui a battere il calcio d'angolo. Che bravo Canal, qui con lo stop orientato si era liberato di Caetano e poi è andata alla conclusione, ma è bravo proprio, sempre la scelta giusta fa il giocatore del Pescara. Nicologi si coordina benissimo, poi però con il corpo un po' all'indietro calcia al volo, del resto è una conclusione difficile, alza un po' troppo la mira. Questo è il momento decisivo della partita. L'Acqua e Sapone deve cercare di trovare un gol, altrimenti vedrai che Bellarte 7-8 minuti alla fine tenterà col portiere in movimento, anche perché fino adesso, tolto Borruto, conclusioni pericolose zero da parte dell'Acqua e Sapone, che sì fa girare il pallone ma non è pericoloso. Qui il tiro di Canal che termina sul fondo, ricordiamo anche il palo colpito da Coco Smith, dopo peraltro una splendida azione da parte di Borruto che ha servito un assist fantastico a Coco Smith, scusate a Caetano che ha colpito il palo pieno, questo sì, in avvio di ripresa. Ma sempre un'azione personale di Borruto, infatti io dicevo il discorso è senza Borruto per il momento la squadra non ha ottenuto nulla. Qui c'era rimessa laterale, Cuzzolino ha rischiato perché non era ancora arrivata la segnalazione che la palla aveva varcato la linea laterale, lui ha preso il pallone con la mano, insomma il pallone era uscito nettamente. Coco Smith, il colpo di testa di Canal in anticipo su Murilo, palla per Leggero, il tiro di Leggero, pallone sul fondo, Mammarella alla rimessa, il pallone per Murilo, Cuzzolino, arriva Capuozzo, spara via sul fondo. Sempre la ricerca dell'opposto alle spalle, ma è molto attenta la difesa del Pescara, non si fa sorprendere. Forse dovrebbero tentare qualche 1-2, che con la marcatura uomo della squadra dei Collini potrebbe essere importante. Borruto scarica per Cuzzolino, Cuzzolino va da Coco Smith, Murilo Ferreira, Borruto e spalle alla porta, prova a girarsi, Borruto ancora, attenzione, qui il cartellino giallo per Coco Smith da parte di Sabatini, bravissimo Sabatini in questa circostanza perché è entrato subito per evitare che si scaldassero gli animi. Rivediamo qui
subito il cartellino giallo di Sabatini per Coco Smith. Insomma, non si sono scaldati gli animi come in occasione della prima semifinale. Qui però Ruggeri prova subito a smentirci, poi Borruto, tensione. E qui c'è il giallo per Rogerio e per Cuzzolino. Non ha fatto molto in questa circostanza, forse lo meritava più Borruto il giallo, anzi sicuramente rispetto al compagno di squadra. Stava discutendo con Rogerio sicuramente, adesso poi parlano. Tra l'altro erano compagni di squadra, hanno vinto praticamente tutto, però il derby è derby, non c'è niente da fare. La partita si è accesa, il fallo su Borruto ci poteva stare, doveva fischiare subito perché il fallo, quello evidente, era il primo. Ha aspettato troppo poi l'arbitro. E poi però lo ha fischiato perché la situazione falli è 4-0 per il Pescara in questo secondo tempo, infatti si riprenderà da lì, l'ha fischiato però con un po' di ritardo. Infatti è quello che sostenevo io, il fallo era all'inizio, praticamente stavo commesso fallo lì. Fermava subito l'azione, non sarebbe successo tutto il resto, quello che è successo successivamente. Adesso punizione interessante, perché qui Coco Smith calcia bene, può fare il giro palla con Calderoli, può calciare Cuzzolino direttamente, tante opzioni. Cuzzolino, palla per Calderoli, mette giù Calderoli, poi Coco Smith se la gioca malissimo, l'acqua e sapone, ma ancora non è finita. Qui Borruto prova a imitare Rogerio, il Rogerio del primo tempo, con il colpo di tacco, Cuzzolino per Coco Smith, l'uscita da parte di Toni Capuozzo, poi ancora il tiro direttamente sul calcio d'angolo di Coco Smith con la presa di Toni Capuozzo. Intanto un'altra panchina qui, Leggero che alza troppo il pallonetto sull'uscita di Mammarella, qui ancora una volta va giù la panchina del Pescara come in occasione del primo tempo, lì si trattava dell'altra panchina, ma insomma. Dunque stop interessante da parte di Leggero, che poi però col destro non conclude, il destro non è il suo piede migliore. E comunque abbiamo visto proprio mentre prendeva posto in panchina Leggero disperarsi per l'occasione fallita, poteva essere, non dico il match point perché manca ancora tantissimo, però poteva essere davvero un'ipoteca sulla finale per il Pescara. 10:43 al termine, adesso qua vediamo il tiro di Murillo, grande intervento ancora di Toni Capuozzo, palla in calcio d'angolo. Vedi, adesso per esempio in questa occasione poco gioco orizzontale, palla al pivot e andare sopra a calciare, che in alcune situazioni è la cosa migliore, soprattutto con una difesa a uomo come quella di Colini. Calderoli, Borruto, qui Rogerio ruba palla ma la recupera Calderoli per l'acqua e sapone. Guardiamo la situazione falli, 4 ne ha commessi le Pescara, non ha ancora invece fatto un fallo nella ripresa l'acqua e sapone. Situazione, ricordiamo, simile a quella del primo tempo. Stiamo ad entrare intanto nell'ultimo quarto di gara. La conclusione, il gran gol da parte di Borruto, tripletta di Borruto al decimo del secondo tempo. L'acqua e sapone si porta a meno uno. Che cosa vuol dire Borruto in squadra? Praticamente sta tenendo a galla l'acqua e sapone da solo. E non mi si venga a dire che questi sono schemi, perché questo prende la palla e la mette dentro e fa tutto lui praticamente. È devastante, un giocatore, ripeto, a me fa impazzire, perché è un giocatore che vede solo la porta, punta immediatamente la porta, ha proprio un fiuto del gol incredibile, ha un equilibrio del corpo fantastico nel momento in cui va a concludere. Lui non è mai in difficoltà, mai in difficoltà. Qui recupera un pallone vacante Borruto, poi Caetano di fatto glielo soffia, Calderoli lascia con la suola Murillo per Borruto, Borruto punta Caputo, poi scarica su Murillo, Calderoli, viene incontro Caetano, qui c'è la superiorità numerica del Pescara, Rogerio prova a spaccare la porta dell'acqua e sapone ma colpisce soltanto l'esterno della rete, o meglio il palletto esterno, quello di sostegno della porta. Sbagliato lo stop fondamentale, nella ripartenza lo stop sbagliato da parte di Rogerio, che comunque sta disputando una grandissima partita.
non solo per i due gol. Qua c'è il primo fallo dell'acqua e sapone in questa ripresa, con gli applausi polemici della panchina del Pescara, e arriva Zanna, il terzo arbitro, subito a riprendere i pescaresi. Pescara che adesso, insomma, vede l'acqua e sapone molto molto vicina, e adesso comincia a fiorare un po' di paura. Mancano 9 minuti e 20. Intervento di Calderoli in anticipo su Roggerio, rimessa laterale in favore delle Pescara. Borruto che esce, lascia il posto a Cuzzolino. Caputo alla battuta della rimessa laterale. Siamo entrati nell'ultimo quarto di gara, 9 minuti e 16 secondi al termine. Pescara ancora avanti, ma soltanto di una rete. È stato avanti anche 3-0 e 4-1 il Pescara. Qui calcio d'angolo per la squadra di Collini, lo batterà Canal. Senza fretta, è rientrato Leggero. Canal, il movimento di Leggero, palla dentro, respinta da Caetano, poi Murillo Ferreira. Palla messa in rimessa laterale. Fallo laterale battuto dallo stesso Cuzzolino, che scambia con Murillo. Poi alza un pallone per Murillo, anticipato da Roggerio, che mette in fallo laterale. Tanto spazio, la marcatura uomo senza diagonali consente agli uomini di Bellarte di trovare lo spazio alle spalle spesso, e come in questa occasione devi correre, però quando arrivi verso la fine della partita sei anche stanco, diventa anche un problema, puoi fare qualche errore. Il grande diagonale difensiva di Canal e Capuozzo, che come Mammarella in avvio di ripresa colpisce il pallone con le mani proprio al limite dell'area. Caetano all'indietro per Calderolli, la deviazione di Nicologi, corner per l'acqua e sapone. Va a battere Cuzzolino. Calderolli va a prendere posizione nel cuore dell'area di rigore del Pescara, dicendo a Caetano di arretrare. Poi esce anche Calderolli, non si intende con Cuzzolino. Rimessa dal fondo per Toni Capuozzo. Dentro il Colessi, che riceve palla da Canal. Ancora lo scambio tra i due ex luparense. Poi le pallone in fallo laterale. Ha smesso però di giocare il Pescara nel secondo tempo. L'avevamo detto che poteva essere un pericolo, infatti l'acqua e sapone ha accorciato le distanze, adesso si soffre, le due squadre soffrono, chi vuole recuperare e chi vuole difendere il risultato. Attenzione qua, bravo Leggero, però poi spazza letteralmente via il pallone. Palla in fallo laterale, rimessa per l'acqua e sapone al dodicesimo della ripresa. Va Cuzzolino vicino a sé a Calderolli. Caetano, dal dischetto del rigore viene murato da Leggero. Murillo Ferreira, palla di ritorno per Calderolli. Calderolli, da posizione quasi impossibile, esterno della rete, c'è stata deviazione, dice Sabatini. Calcio d'angolo per l'acqua e sapone. Vediamo. Ancora una deviazione e ora c'è rimessa laterale per la squadra di Massimiliano Bellarte, la batterà Calderolli. Calderolli per Caetano, può partire in contropiede il Pescara. Canal, il salvataggio da parte di Cuzzolino sulla linea di porta con Canal che aveva girato Mammarella. Giallo per Caetano. Sì, perché ha fatto fallo da terra qui Canal, grande giocata, il Cuzzolino vale un gol, questo salvataggio sulla linea sarebbe stato psicologicamente una botta terribile per l'acqua e sapone. Canal, Capuozzo, il rinvio di Capuozzo, lascia uscire il pallone Mammarella. Poi va lui alla rimessa dal fondo, cerca Borruto, anticipato nettamente da Canale, troppo lungo il passaggio di Canale per Nicologi. Rimessa ora per l'acqua e sapone, Cuzzolino per Calderolli. Ancora molto reattivi comunque i giocatori di Collini, abbiamo visto come è rientrato subito nella fase difensiva, per esempio Nicologi. Il fallo
danni di Ercolessi che resiste e poi incredibile, incredibile. Prima la parata di Mammarella, davvero una parata pazzesca, poi Ercolessi si è ritrovato il pallone tra i piedi ed è riuscito a calciare, si è divorato un gol che sembrava fatto, la palla ha attraversato tutto lo specchio della porta e ha sfiorato il palo alla sinistra della porta stessa dell'Acqua e Sapone. Qui intanto Ercolessi ancora di controbalzo, fallisce un'occasione colossale. Dall'altra parte Capozzo si era ritrovato il pallone in mezzo alle gambe parando in uscita. Comunque incredibile la parata di Mammarella. Sì, comunque grande azione, attenzione Bruto qua a terra, vorrebbe il rigore che ovviamente non c'è. Time out chiesto da Massimiliano Bellarte, ci sarà poi alla ripresa la rimessa in zona d'attacco per l'Acqua e Sapone. Qui stiamo rivedendo, non c'è nulla. Un'azione strepitosa da parte del Colessi in precedenza, peccato per lui che all'ultimo ha un riflesso fuori. Di Mammarella incredibile per parare il primo tiro, poi Colessi si è ritrovato il pallone tra i piedi e a porta vuota, colpo sicuro, ha sbagliato incredibilmente. Sentiamo Bellarte. Non possiamo prendere un gol che ci mette fuori dalla partita, non possiamo prenderlo, non facciamo falli stupidi, non cerchiamo solo la palla in mezzo da fermo, ma non da fermo, muovi la palla. Ricordate che entriamo col portiere in movimento tra un po' e là dobbiamo rischiare. Ricordate quello che vi ho detto del tempo di entrata e della palla qua. La palla qua entra perché si spostano in 2-2 e falli mettere 2-2, poi trasformi. La prima fa il posto pure. Diretto devi andare, ma diretto, senza aspettare Coco di passare e andare. Fai diretto. Lasciamo solo lì, ci dentro. Larga tutto. Andiamo, dai, lasciamo bene, oh! Dai. Saggiamente ha detto in questo momento prendere un gol significa uscire dalla partita, ha rischiato due volte in maniera clamorosa. Qui vediamo la splendida azione di Ercolessi, la grande parata di Mammarella di riflesso, ma poi Ercolessi a botta sicura mette fuori e poi dopo sul rinvio di Capuozzo lo splendido assist di Nicologi e ancora una volta Ercolessi mette alto sulla traversa, un'occasione favorevolissima. Puzzolino alla rimessa laterale, all'indietro per Caetano. Caetano rientra sul destro, Calderolli, il tiro murato da Nicologi che aspettava lì la conclusione dell'avversario. 7 minuti e 7 secondi al termine della gara, salvo supplementari. Ricordiamo che in caso di parità dopo i 40 minuti sono previsti due tempi supplementari da 5 minuti e poi in caso di ulteriore parità 3 tiri di rigore per parte. Tra l'altro abbiamo sentito che Bellarte è intenzionato a mettere il portiere in movimento, chiaramente sarà una sofferenza per il Pescara stare lì a difendere, cercare di rubare palla. Il primo tempo ha fatto bene la difesa del portiere in movimento, non ha subito reti il Pescara, però questa volta sarebbe ancora più dura perché chiaramente c'è anche la stanchezza in questo momento. Borruto per Murillo Ferreira, Cuzzolino. Dentro per Borruto, una palla d'oro e Borruto con il cucchiaio scheggia la traversa sull'uscita di Capuozzo. Ma che pallone di Cuzzolino, un assist d'oro e qui ci sono gli applausi del pubblico di Asti che è un pubblico competente. Questo cucchiaio di Borruto è veramente una chicca clamorosa, stato sfortunato. Qui si lamenta Rogelio, però c'è poco da lamentarsi, bisogna giocare, mancano 6 minuti e mezzo, deve stare lì a cercare di difendere ormai l'unico gol di vantaggio che è rimasto al Pescara. Sembrava in effetti calcio d'angolo, non l'abbiamo rivisto, ma insomma lamentava il tocco di un avversario, il calcio d'angolo voleva Rogerio. Qui e Canal, forse un tocco di troppo prima di servire in verticale Caputo. Nicologi sradica il pallone dai piedi di Borruto, poi Canal la puntata di destro a cercare il secondo palo, palla sul fondo. Adesso affonda di più il Pescara perché si è aperta la squadra di Bellarte nel tentativo di andare a cercare il pareggio. Ci sono molte ripartenze, le squadre si sono allungate. Tanto Coco Smith, per non sapere né leggere né scrivere, indossa la maglia da portiere, da portiere di movimento. Spesso ha pagato il portiere di movimento per l'Acqua e Sapone. Chiaramente attenzione. Caetano qui nel contrasto con Caputo, giudicato regolare da Ragalà, può partire in contropiede il Pescara in superiorità numerica. Ora ripiega anche Caetano, la rimessa laterale qui è in favore
dell'acqua e sapone. Caputo placcato da Ragalà, che lo mette KO per un attimo. Non c'è uno seduto sulle due panchine, tutti in piedi, tutti a protestare. Ecco, è proprio derby vero, eh? Cuzzolino per Calderoli, però molto molto corretto. Il derby, a parte insomma un po' di nervosismo che anche è fisiologico. Qui Cuzzolino all'indietro per Caetano, entra Coco Smith al posto di Mammarella, dunque con il portiere di movimento ora l'acqua e sapone. Cuzzolino 5-20. Coco tanto, Smith, Calderoli dentro, ancora Calderoli all'indietro. Canale nel fallo laterale, Calderoli per Cuzzolino. Fondamentale chiudere le diagonali di passaggio, perché quando la palla arriva sul fondo lì devi essere bravo a posizionarti. Caetano, Cuzzolino, ancora Caetano, Murillo, Cuzzolino, Coco Smith. È entrato dentro Caetano con il tacco, prova a prolungare per Murillo Ferreira, qui Canal, palla in fallo laterale. E questo è lo schema dell'acqua e sapone, entrare a livello del pallone in mezzo per creare l'uomo in più, la superiorità numerica, lo fa benissimo Caetano. Qui ha tentato un colpo di tacco e poi è stato bravo Ruggelio a non far passare il pallone. Qui Caetano per Murillo, dentro per Calderoli che prolunga, un po' in ritardo Coco Smith, e a gioco facile Capuozzo a mettere in fallo laterale in uscita. Gioco facile si fa per dire, ovviamente è bravissimo il portiere del Pescara. Qui il pallone dentro di Calderoli, respinto da Ercolessi, palla in fallo laterale per l'acqua e sapone. Voleva la mano, voleva un fallo di mano di Ercolessi, vediamo. No, assolutamente, ma in mano attaccata al corpo, assolutamente. Braccio attaccato al corpo e oltretutto insomma distanza ravvicinatissima, dunque non c'era nulla come era sembrato, in effetti in diretta. Cuzzolino per Caetano, Cuzzolino, Coco Smith, Murillo a terra, c'è il fallo, è il quinto fallo del Pescara, che va a spendere il quinto fallo con il portiere di movimento. Intervento in ritardo di Nicologi su Murillo Ferreira. Ancora una volta intervento che non serviva da parte di Nicologi, gratuito completamente, palla già scaricata da Murillo. Lì devi temporeggiare, non devi intervenire, adesso diventa veramente dura, anche se col portiere di movimento è più semplice cercare di gestire la situazione falli. Qui un fallo veramente ingenuo da parte di Nicologi. Cuzzolino, la battuta del calcio di punizione, pallone per Caetano, il tiro respinto da Ercolessi, era rientrato tra i pali Mammarella sugli sviluppi del calcio di punizione, perché un rimpallo avrebbe potuto penalizzare l'acqua e sapone e mandare in porta il Pescara. Ora c'è time out chiesto da Fulvio Colini. Andiamo a sentire. A sentire cosa ha da dire il tecnico del Pescara. Non possiamo buttarla sempre la palla. Il taglio dentro è un macello. Quindi dobbiamo cercare di entrare. Ma dobbiamo fare la palla andare lì. Dobbiamo chiudere il taglio dentro. Però non possiamo smettere di giocare. Soprattutto leggermente più aggressivi. Ogni tanto quando la palla viene in fascia più aggressiva e mettergli paura. Se no le... fare a Fabio 2, Mauro chiude a calcia Cuzzolino, calcia di punta. Vamo, devi fermarla e dobbiamo non tirare il contropiede, ma cercare un appoggio. Contropiede solo sicuro sull'appoggio, lo vedo. Andiamo, 4 minuti. Saranno 4 minuti di sofferenza, lo sa Fulvio Colini, il giro palla è bello dell'acqua e sapone, soprattutto c'è questo uomo in mezzo che crea dei grandi problemi, lo sa Colini, probabilmente avranno preparato questo tipo di situazione, vuole un po' più di aggressività, sono dalla sua parte, è giusto che sia così, perché non si può far giocare la squadra tranquilla, bisogna mettergli un po' di paura, mettergli a pressione e a fare... E accelerare un po' le giocate per consentire qualche errore della squadra avversaria. Ercolessi per Canal, ancora Ercolessi che butta di fatto il pallone, palla che si perde sul fondo, ci sarà rimessa per Stefano Mammarella, poi vediamo
Vedremo se lascerà il posto a Coco Smith. Murilo Ferreira alza la pressione in Pescara per non permettere l'ingresso di Coco Smith al posto di Mammarella. Murilo per Caetano. Caetano indietro per Cuzzolino. Calderolli. Calderolli supera la linea mediana del campo. Va da Caetano. Rimessa laterale in favore dell'Acqua e Sapone. Calderolli per Cuzzolino. Entra Coco Smith. Il velo di Murilo per Caetano, Cuzzolino, Coco Smith, l'angolo c'è Calderolli, Coco Smith va nell'altro angolo dove c'è invece Murilo che torna ancora da Coco Smith, Cuzzolino, Caetano, Coco Smith ancora non se la sente di calciare, poi l'imbucata proprio di Coco Smith, il miracolo e poi il tiro di Canal che termina sul fondo, rimessa per l'Acqua e Sapone, rimessa dal fondo e a terra Rogerio. Gioco fermato dal primo arbitro Sabatini. Ancora una volta l'uomo in mezzo ha fatto la differenza, questa volta era Coco Smith, però sono andati a murare, sta mettendo tutto quello che ha, guarda qui come è entrato, è stato bravo Rogelli a murare, la situazione era molto molto buona per l'Acqua e Sapone qui, o tu chiudi meglio la diagonale con Ercolessi oppure deve stringere l'aiuto davanti, in quel caso Canal, ma rischi che il pallone vada sul lato debole e ci sia ancora un'apertura più ampia e devi cercare di chiudere la diagonale col corpo lì. Io vi ricordo domani alle 17 con collegamento a partire dalle 16.55 in diretta sempre su Rai Sport 2 la finale di Winter Cup dove l'Asti attende la vincente di questo derby abruzzese che sta vedendo il Pescara prevalere per 4-3. Murilo Ferreira, mancano 3 minuti al termine, un'eternità. Cuzzolino scambia con Calderolli, ancora Cuzzolino, il velo di Murilo per Caetano, la botta di Caetano, gran destro di Caetano e grande risposta di Capuozzo. Sì, perché il pallone era passato tra le gambe di Caputo, non l'ha visto Capuozzo, l'ha visto all'ultimo, tutto distinto, ha messo i pugni, ha messo in angolo, però continua a essere pericolosissimo l'Acqua e Sapone. Palla per Cuzzolino, lo scambio con Caetano, poi con Coco Smith, ancora Cuzzolino, Caetano sul secondo palo, leggero, anticipa Calderolli, era un po' in ritardo forse, Cuzzolino, Coco Smith, si accentra, va dall'altra parte da Murilo Ferreira, l'anticipo di leggero su Calderolli, rischia l'autogol leggero, ma riesce a sventare la minaccia per il Pescara e a mettere in calcio d'angolo. Avrebbe fatto gol sicuramente Calderolli, ha dovuto rischiare, leggero ha fatto bene, la palla è finita fuori, ma la palla gira a velocità supersonica, poi i movimenti sono giusti, guarda come è entrato Coco Smith in mezzo subito per creare difficoltà alla difesa del Pescara che difende 2-2, qui un errore. Impreciso Cuzzolino nel servire Calderolli che ha lasciato la palla pensando che ci fosse un compagno alle sue spalle, attenzione Caetano, conclusione con il sinistro centrale, Capuozzo riesce a respingere ancora una volta. Qui ingenuità clamorosa, si sono fatti ribattere in uscita il pallone, hanno rischiato più adesso che non c'era il portiere rispetto a prima. Coco Smith torna ancora da Calderolli, Calderolli la finta con cui si libera il tiro, poi Caputo dalla lunga distanza, rimessa dal fondo che effettuerà lo stesso Coco Smith, deve però sbrigarsi, lancio per Calderolli, ha rubato palla il Pescara, Nicologi la conclusione con Coco Smith che riesce a mettere in calcio d'angolo, poi lascia il posto a Mammarella. 1:43 al termine. Con le Pescara ancora in vantaggio ma soltanto di un gol, è stato avanti anche di 3 reti, era 3-0, poi 4-1 la squadra di Colini, ora 4-3 il punteggio. Leggero all'indietro per Capuozzo, il rinvio di Capuozzo direttamente sul fondo. Andrà Mammarella la rimessa, viene incontro Murilo Ferreira. San Borruto per l'ultimo minuto e mezzo. Anche Borruto, tra poco Coco Smith al posto di Mammarella. Murilo alza il pallone proprio per Borruto che mette giù, almeno ci prova perché Canal è efficacissimo in marcatura su Borruto.
La rimessa laterale è in favore dell'Acque Sapone. La batterà il Cuzzolino. Murilo scambia con Borruto, poi Cuzzolino, Coco Smith, ancora Coco Smith, Calderolli, l'errore di Calderolli, poi il fallo di Coco Smith e Murilo, attenzione perché Coco Smith è già ammonito, c'è il secondo giallo e il rosso per Coco Smith a 1 minuto e 13 dalla conclusione. L'Acque Sapone è in inferiorità numerica per l'espulsione di Coco Smith per somma di ammonizioni al 19° del secondo tempo, potrebbe essere la svolta del match perché ora il Pescara potrebbe congelare la partita con il pallone tra i piedi in 5 contro 4. Saremo a vedere. Si deve allargare il campo e cercare di giocare col possesso palla, anche perché l'Acque Sapone sicuramente presterà nonostante l'inferiorità numerica, perché non ha più nulla da rischiare a questo punto. È una gestione, deve avere personalità la squadra di Colini in questo momento. Vedi che probabilmente entra Cuzzolino in porta ugualmente per cercare di giocare con parità numerica perlomeno in mezzo al campo. Canal lancia Nicologi. Nicologi, Rogerio per Ercolessi, il palo colpito da Ercolessi, poi Nicologi per Canal, ancora Nicologi, Ercolessi ha già visto Rogerio, il pallone per Canal, ora Rogerio vuole tenere palla, come si fa un po' nel basket, il Pescara vorrebbero il retropassaggio per Capuozzo, ha toccato quindi un giocatore dell'Acque Sapone, per cui si rientra l'Acque Sapone. Ercolessi, Rogerio ha visto la porta, non calcia, Ercolessi ancora dentro per Rogerio, il pallone che sfiora il palo di Mammarella, 31 secondi dallo scadere, 31 secondi e un decimo, qui anche sfortunato Rogerio, ma a un certo punto ha avuto la chance per calciare in porta e ha rinunciato pur di far trascorrere il cronometro. Qui Cuzzolino rinvia con le mani come peggio non avrebbe potuto. Capuozzo, la rimessa dal fondo, è fuori Cuzzolino, la porta è libera, attenzione. Canal sul fondo, sulla in fallo laterale sulla pressione di Calderolli, 24 secondi al termine. Cuzzolino per Murilo Ferreira. Borruto, il tiro poi di Rogerio che sfiora ancora il palo. Ricordiamo che il Pescara ha 5 falli, manca poco alla conclusione, 14 secondi e 9 decimi, con l'Acque Sapone costretta alla rimonta in inferiorità numerica. Ultima chance, Murilo tenta di andare su Borruto, ci prova Borruto. Calderolli, si chiude il Pescara, rimessa laterale, 6 secondi al termine, Massimo il migliore in campo. Rogerio, oggi ha giocato una grande partita, attenzione, incredibile. Qui c'è il sesto fallo, ingenuità clamorosa di Nicologi che va a commettere il sesto fallo con Cuzzolino che ora vuole tirare il libero. Il sesto fallo di Nicologi a 3 secondi e 6 decimi, lo stiamo rivedendo. Saltato da Caetano, fallo netto di Nicologi, nulla da dire se non che insomma Nicologi è stato davvero ingenuo, nulla da dire sul fallo, ma da rimproverare a Nicologi l'entrata davvero irruenta, fallosa su Caetano quando mancavano 3 secondi e 6 decimi alla sirena. Tiro libero, dunque Cuzzolino contro Toni Capuozzo. E qui si decide la partita. Cuzzolino è specialista, è bravissimo, però non sarà stanco al 40° minuto contro un grande Capuozzo oggi. Ha grande personalità Cuzzolino, è un giocatore in grado di mettere dentro questa palla decisiva. Per il Pescara sarebbe una beffa atroce, sarebbe durissima ricominciare dai supplementari, anche se ancora qualche tempo per giocare con l'uomo in più, ma insomma clamorosa questa situazione, non doveva commettere fallo Nicologi. Si attende soltanto il fischio di Ragalà. Parte Cuzzolino contro Capuozzo, Cuzzolino il tiro, la parata di Capuozzo che poi rinvia e scade il tempo. Capuozzo dunque tiene il Pescara in
vantaggio e Pescara che vince la semifinale, il derby contro l'Acqua e Sapone per 4-3, davvero incredibile, anche il finale emozionante con il tiro libero parato da Capuozzo a Cuzzolino, allo specialista Cuzzolino. Dunque il Pescara torna a vincere il derby dopo 4 anni e 2 giorni, dopo 10 derby in cui l'Acqua e Sapone aveva ottenuto 6 vittorie e 4 pareggi. E dunque Pescara che vola in finale di Winter Cup, dove affronterà l'Asti che detiene il trofeo ed è padrone di casa in questa Final Four. Dunque migliore in campo Rogerio per questa semifinale, per questo derby. Rogerio autore di una doppietta, il gol dell'1-0 e quello del 4-1 per Rogerio. Davvero emozionante il finale, gara che sembrava chiusa con l'espulsione di Coco Smith. Ci raggiunge in postazione Rogerio, migliore in campo di Rai Sport per questo derby abruzzese. E siete partiti a sprombattuto 3-0 dopo appena 4 minuti, poi l'Acqua e Sapone è rientrata, voi avete allungato nuovamente con il tuo secondo gol e poi nella ripresa avete arretrato un po' troppo, la tripletta di Borruto vi ha messo molta pressione. Alla fine, con l'espulsione di Coco Smith, stavamo dicendo, sembrava finita la gara perché mancavano meno di 2 minuti e voi avevate il pallino in mano, e poi l'ingenuità di Nicologi di commettere quel fallo a 3 secondi e 6 decimi dalla fine, il sesto fallo, con poi Capuozzo che è stato bravissimo a parare il tiro libero di Cuzzolino. Veramente, innanzitutto dobbiamo fare complimenti all'Acqua e Sapone che un'altra volta ha dimostrato di essere una grandissima squadra, un'altra squadra. A quel punto abbiamo mollato la partita e noi facciamo un secondo tempo più tranquillo, invece loro hanno giocato, hanno lottato, hanno combattuto e alla fine quasi riuscivano a ottenere qualcosa. Ma devo fare pure i complimenti alla nostra squadra, perché anche che siamo a corti di elementi, perché si vede che nel secondo tempo siamo un po' calati, perché ci sono giocatori che sono appena rientrati, hanno giocato facendo una base di un sacrificio, però alla fine siamo stati pagati e sono riusciti a vincere. Ora questa finale contro l'Asti, che avrà il vantaggio di giocarla in casa, poi oltretutto ci tiene a difendere il trofeo che ha conquistato lo scorso anno a Bassano del Grappa, e oltretutto avrà anche qualche ora di riposo in più rispetto a voi. No, sì, sicuramente. L'Asti pure è un'altra squadra, è formidabile, posso dire. Abbiamo visto l'altra semifinale, loro hanno giocato molto bene, con una supremazia territoriale grandissima. Però adesso noi dobbiamo pensare a recuperare le energie, recuperare le forze, cercare di recuperare pure i giocatori che alla fine non hanno potuto dare una mano alla fine, per cercare di fare una grande finale domani. Allora Rogerio, ti faccio i complimenti, do il premio, è meritatissimo, hai giocato alla grandissima, finalmente ho rivisto il vero Rogerio che era servito. Era un po' di tempo che non prendevi la porta, soprattutto oggi sei stato devastante, complimenti davvero. Grazie mille, voglio pure ringraziare la società e offrire questa finale alla famiglia Nascoli che sta sempre insieme a noi, Matteo, Fabrizio e Danilo. La prima finale nostra, speriamo che sia la prima di altre tante. Grazie a tutti. Grazie e complimenti a Rogerio. Noi salutiamo e ringraziamo in regia Pietro Solecchia, vi diamo appuntamento a domani alle 16.55 per la finale di Winter Cup tra Pescara e Asti. Grazie per averci seguito da casa, da Fabrizio Tumbarello e Massimo Ronconi. Una buona serata e buon proseguimento con i programmi di Rai Sport 2.